Non esageravo davvero nel definire sexy quest'arma, è troppo bella. Ma sono stato un po' carognetta nell'ultimo video perché non vi ho svelato, forse l'avrete già scoperto da soli, l'effetto, tutto sommato indesiderato, della Good Touch. D'altronde, è l'arma preferita da Moxie non a caso. L'effetto è quello che sparando e soprattutto mirando si mette a vibrare. In modo piuttosto fastidioso, per fortuna cambiando arma l'effetto sparisce e spesso poi si riesce anche a toglierlo dall'arma stessa, basta sparare un colpo. Poi, per mia esperienza, quando la utilizzi è perché sei in mezzo al casino neanche ti accorgi che vibra. Comunque staresti sobbalzando con effetti di vibrazione per i colpi che stai subendo da nemici e altro. È qui, a bocce ferme, che ti sembra quasi insopportabile. Ma tra pochi secondi la vedrete in azione e cambierete idea. E ora tenetevi forte perché andremo a prenderci non una, non due, ma tre delle migliori leggendarie. Potremmo definirle iconiche tutte e tre. Ed è il turno di Zero di avere un po' di gloria. In realtà qui gli ho già fatto fare la parte della storia in cui si va da Aquila di Fuoco, avrei potuto accettare la missione anche prima, ma si tratta della missione Mistero Medico e vi potrà far droppare da Doc Mercy la mitica pistola Infinity. Dobbiamo raggiungere la mappa Three Horns Valley. Passerò per il Three Horns Divide. Ma voi potreste già avere in elenco la destinazione giusta. Niente di speciale, prendete un mezzo, seguite il segnalino. Qui arriveremo proprio in bocca a Doc Mercy, alla sua tana, all'ingresso della sua tana. Eccoci, proprio qua sulla destra. E se avete personaggio debole, un trucchetto potrebbe essere quello di portare il mezzo fino all'imboccatura. L'idea sarebbe poi quella di farsi seguire da nemici fin qui, voi andate alla torretta con la mitragliatrice e li falcidiate. Ma in questo momento Zero col livello che ha e le armi che ha non dovrebbe avere grossi problemi. Ho inforcato le due Good e Bad Touch. Per mia parte, come sempre, sfruttare l'ambiente e vai. Vediamo un po' la Good Touch. Vabbè, i livelli sono anche a 8, li sciolgo proprio. Fatta piazza pulita, il Doc scende da quella scala laggiù. Consiglio, anche se aveste la potenza di fuoco per poterlo fare, non fatelo morire mentre è vicino alle scale, perché l'Infinity, altrimenti potrebbe cadere lì dietro, in una posizione irraggiungibile. Ai bei tempi, in TWM era buggata e il drop rate era dello Giuro zampe dal mio 0,07%. Significa giocino! migliaia di run per ottenerla. E un giocatore l'ha ottenuta, ma gli è caduto proprio lì dietro. Non si sa che fine abbia fatto, probabilmente si è suicidato da qualche parte. La bonus cage è ancora buona, anche se è livello 4, guardate. Ora non so neppure se prima di aver fatto la consegna possa dropparlo, infatti, con il caso ho aspettato. È tosto, Doc Mercy. Anche con lo scudo lo rende rognoso. Qui meglio avere uno shotgun e un'arma esplosiva che faccio danno, splash. Non mi farò sconfiggere. Ok. Non è finita. Alla consegna, Dottor Zed vi chiederà di provare l'arma all'Eridium. La troverete nello zaino nel caso. È un blaster. È forte. Non come un plasma caster, ma comunque forte. L'obiettivo è far fuori 25 banditi con quest'arma. Ve ne salteranno addosso subito un po', ma non a sufficienza. Ma tornando al mezzo, vi troverete davanti un'area piena di banditi. Non solo, c'è anche un portale per cambiare mappa dove potrete andare a rifornirvi di munizioni e trovare qualche altro bandito. In effetti sono a corto di munizioni. Ok, entriamo allora in questa porta, dritto davanti a noi. Ci torneremo allo Sovpef Steam and Power, ma per ora lo usiamo solo come rifornimento di munizioni. Consiglio, guardate sempre nei rivenditori alla ricerca di granate chiamate Transfusion,
E sono un po' come le armi di Moxie. Quando le lanciate, il danno che infliggete si trasforma, in parte quantomeno, in energia che vi viene restituita. Salute! Nel distributore del Dottor Zed cerco invece il mod per l'assassino che ti rigenera un po' di salute. Forse il problema numero uno di Zero è proprio questo, sopravvivere e avere qualche cosa che ti rigenera l'energia, la salute. Qualche nemico qua. E gli ultimi me li vado a fare qua, di nuovo al Southpaw Steam and Power. Mi mancano proprio gli ultimi due. Roba da seconda. Fatto, si torna sempre da Zed per la consegna. Zed ci ricompensa con un'arma iridiana. Dovevo studiare gli effetti delle. Non male, una dart fuoco. Fa il suo sporco lavoro. Se tornassimo subito da Doc Mercy per iniziare il farming, lo troveremmo ancora morto, per cui dobbiamo uscire, salvare e rientrare, naturalmente. E noterete che non ho ancora il viaggio rapido a Free Horns Valley, perché la stazione è disabilitata, adesso vi mostro come abilitarla. Per il momento dobbiamo ancora ciucciarci il viaggio dal Free Horns Divide fino al Free Horns Valley. Rieccoci. Raggiungete il simpatico Happy Pig Motel. Maialino felice, eccolo lì, in alto il maialino, come insegna. Tutto spento grazie, anzi a causa dei Bloodshot, ma ci vendicheremo prima o poi. Anche la stazione di salvataggio è caput. Andate al tabellone delle inserzioni, troverete la missione che vi permetterà di ridare energia elettrica. Vi guiderà niente meno che Scooter. Missione facilissima, la pompa non va. Tre, gli oggetti da recuperare. Sparate alla scala per farla scendere, salite e recuperate il primo. Facile facile. Scendete. Appena qualche centinaio di metri lì sulla destra, poi troviamo l'altro pezzo. Seguite sempre il segnalino, recuperate questo primo pezzo, ma ora ci sarà da far fuori un po' di skeg perché sono dei mangioni, lo sappiamo. E quello che ci serve è nel pancino di uno di questi. È lui, l'ingordo. Eccolo. Per l'ultimo pezzo dovremo ritornare dove siamo entrati, in pratica. E stavolta ce l'ha un Bullymong. Fantastica la mitraglietta, good touch. Che pure mi cura, non tantissimo però. Torniamo di gran carriera. Voilà, oh che numero. All'Epic Motel installiamo tutti i vari pezzi e riaccendiamo tutto. Fatto. E siamo già vicino al punto in cui con una gabola andremo a farmare rapidissimamente Doc Mercy. Questa al momento non mi interessa. Ah sì, adesso funziona anche la stazione di spostamento rapido. Oh, il geyser. Lo useremo per catapultarci direttamente alle spalle Doc Mercy. Vi farà un po' incazzare all'inizio, ma dopo una ventina di tentativi dovreste riuscire a prendere i tempi e la posizione giusta, che è più o meno il centro. Mettetevi magari più o meno 45 gradi, aspettate che vi dia l'impulso. Up. Un po' di volte sbaglierete, ma poi insistendo imparerete a farlo a colpo sicuro praticamente tutte le volte. Fate subito il saltino qui, tap, saltate. A volte si arriva proprio alla grande. Se Doc non sbuca da lì, vuol dire che è alla destra, che forse è anche meglio. Armatevi di lanciarazzi, granate potenti, tutto quello che avete, buttateli tutto addosso e poi finitelo. Mamma mia, le bonus package. E sono a livello 4 contro nemici a livello 10. Mamma, ho visto male o? Yes! Porca c'è la miseria, al primo tentativo. Non è elementale, è difficile troppare gli elementali. Tra parentesi, tutti gli elementi possono droppare meno slag, meno la scoria. Io vi consiglio di farmarla e di ottenerla, perché un infinity a basso livello
sarà utile in più di un'occasione per trucchetti magari in un VHM, credetemi. Poi andremo in dettaglio sui benefici che possiamo avere i trucchetti quando parleremo di build, adesso a livello 10 con i personaggi fa ridere e poi rallenterebbe troppo la playlist. Mi sono dimenticato di provare a sparare contro una roccia, poi lo farò magari nei prossimi video. E viene fuori proprio la forma dall'infinito, cioè i proiettili vanno in modo ciclico a formare il simbolo dall'infinito. Che torna utile con alcuni nemici che hanno i punti critici in orizzontale, perché li vai a prendere tutti con molta facilità, tipo i robottoni. Beh, che almeno la sua caratteristica principale sia di non finire mai i proiettili, penso che l'abbiate capito. Infiniti proiettili. Piccolo salto indietro nel tempo, siamo col personaggio sempre 0 ma a livello 9, stiamo per andare a scoprire il nascondiglio di Aquila di Fuoco. Qui a Tree Horns Valley potremmo già farmare un'altra mitica arma, la Unkempt Herald, ma voglio prima completare la missione di Aquila di Fuoco, perché così potrò prendere una missione e nel raggio di un centinaio di metri poter fare un doppio farming per due armi fantastiche. Tra parentesi, anche l'area in cui stiamo entrando, il Frostmoon Canyon, è ricco di leggendarie, ma ne riparleremo per una seconda ondata. Missione molto lineare, basta seguire il segnalino, una mappa molto divertente. Anche il Care Blaster è ancora decisamente utile, sapete? Soprattutto quando i nemici sono così a mucchio e a manna. Tanti nemici per tanti XP, qua compaiono anche i formi ragni, il fuoco contro i loro è il top, a meno che siano una versione incendiaria loro, e allora sarebbero resistenti. Quando vedete un nemico che è infuocato, un nemico che è pieno di acido corrosivo, non potete usare quell'elemento su di lui, sarebbe una follia. Ma che arma la Good Touch! Forse è superata, anzi probabilmente lo è, quantomeno nel danno fuoco, che qua sembra già clamoroso, dalla sua controparte leggendaria che si droppa proprio in quest'area, lo vedremo. Ma attenzione, siamo ad un bivio molto importante. A destra c'è la freccia che punta, è la strada che conduce al covo di Aquila di Fuoco, e adesso io per un po' andrò di lì per liberare un po' l'area. Ma poi tornerò indietro per andare a sinistra, dove sono quei laghetti, perché c'è un'arma fantastica che potremo trovare tutte le volte che entreremo al Frostmoon Canyon, e se non ricordo male, non sempre, ma per un po' pure scala. Facciamo fuori prima un po' di nemici da questa parte. Anche l'acido, quindi la Bad Touch, non è male, contro la carne, quindi anche contro i formiragni e gli animali in generale, non corazzati né scudati, ma contro le corazze, ragazzi, vedrete. Se l'avete già fatto ricorderete che qui spawnano due psycho duri, e qui la Good Touch può dare il meglio di sé. Non sto neppure curando i colpi critici, è talmente potente che... Ok, può bastare, sono tornato indietro, vedete la freccia, andiamo a sinistra, un po' di formiragni, ma nulla di che. Il laghetto, che poi è una grossa pozzanghera, tutto sommato. Non è il primo, penso che sia il secondo o terzo che si incontra, ma è inconfondibile perché vedete anche spuntare la barretta azzurra di quell'oggetto che è appunto l'arma che stiamo andando incontro. Ormai ci siamo quasi. Non è questo, mi sa che è il prossimo. Eccolo lì, il nostro Lascaux, l'arma dei tori. È una delle armi oggetto blu uniche, probabilmente più facile da ottenere, e ripeto, tornando qua quando il personaggio sarà qualche livello in su, secondo me la darà un livello maggiore, verificheremo. Spara una vera pioggia di proiettili, con qualunque personaggio è buono. Discuteremo magari più avanti i personaggi che potranno trarre maggior profitto da quest'arma. Come l'Infinity sparando lascia la forma di un infinito, questo lascia la forma di un toro, bellissimo. È un riferimento a quei dipinti nelle grotte dell'omonima area in Francia, bellissimo. Più avanti ve lo mostrerò in azione contro i Bullymong, è perfetto perché il ventaglio è piuttosto ampio dei proiettili, anche un po' il suo limite, ma con i Bullymong sono belli larghi e i boss belli larghi. Qui ragazzi è divertimento puro per chi vuole cecchinare.
E chi se non Zero? Ma devo un po' accorciare i tempi perché il video sta diventando invece lungo e voglio mostrarvi il farming delle altre due leggendarie. Cerco di farcela, insomma. Ormai siamo d'aquila di fuoco, va bene, l'avrete anche già giocato a questo punto. Vado avanti. Aquila di fuoco in realtà è una sirena ed è la fidanzata di Roland. Dopo averla aiutata contro un attacco dei Bloodshot, tutto abbastanza tranquillo, anche perché c'è lei, ogni tanto salta fuori e incenerisce tutto. Ci dà appuntamento a Sanctuary, dove dice di volerci teletrasportare, ma i suoi poteri non sono ancora sotto il suo pieno controllo. Ecco, a me interessava arrivare a questo punto, ritornati a Sanctuary, accettare la missione In Memoriam. Questa ci porterà subito ad accoppare il tipo che poi dovremo farmare per ottenere un mod granate stratosferico. E la sua tana è proprio sulla strada che porta all'area, ai campi in cui c'è anche il selvaggio lì, per tentare di droppare le Uncamped Herald, le pistole probabilmente più forti dell'intero gioco. Ma andiamo con ordine. Prendete il mezzo e andiamo prima da Ball. Girate tutto a destra, andate di turbo. Poi quando avrete anche il post bruciatore che potremo prendere tra non molto, avrete anche più autonomia per questi giri di farm. Ci siamo. Da rispettare, se non avete il personaggio come nel mio caso, che è già un livello sopra il suo. All'ingresso ho lanciato un po' di granate contro gli skeg che vi si scaglieranno contro e poi, a seconda del personaggio, usate le vostre skill. Qui già un pochettino l'Infinity a livello 6, e non la Hero, che sarebbe ancora utilissima. Bad touch. L'avevo detto che è comunque parecchio efficace contro la carne e gli animali in generale. Vai di devasto con le bonus package. Ecco il mister, lui apparecchia salute, per cui torno alla good touch per il fuoco. Garantito, qua il fatto che vibri non me ne accorgete minimamente. Per terminare la missione dovrete trovare 3 eco, il primo è subito qui. Il secondo è subito fuori dove avete lasciato il mezzo, sparate all'ancora per farla cadere. Il prossimo è sulla strada per Sanctuary. Lì c'era ben fondo, in fondo Sanctuary. La valvola lì sulla destra da chiudere. Eccola. Sbagliare. L'eco verrà letteralmente ruttato. Ultimo, mettetevi ancora qui. A sinistra andremo a Sanctuary. A destra rifacciamo quel tunnel che abbiamo fatto all'inizio, no? Quando abbiamo attivato per la prima volta il Catch a Ride. E questo era abbastanza intricato, ci si confonde un pochino sulla mappa. Ecco, seguite le tubature finché troverete dei cassoni per potervi arrampicare. Sono questi. In alto un saltino per arrivare alla scaletta e qui sulla sinistra, su questo pilastro, l'ultimo eco. Jack li avrà dati per morti e lasciati nella. Tornate da Lilith a fare la consegna, uscite al menu, salvate, rientrate e inizia il farming. Importantissimo, quando vedete comparire alla svelta dei pallini rossi qua, e ve lo sto facendo vedere con un tentativo prima casuale, pensate, stavo tornando dalla missione di Aquila di Fuoco, passo di qui e ho detto ma sì dai proviamo. E meno male che l'ho fatto. Meno male che l'ho fatto. Drop. Dalla lama dovrebbe essere una di quelle che aumenta anche il danno corpo a corpo, che su Zero non fa poi così schifo. E sapete una cosa? Il fatto di aver trovato qui lì non significa che non lo troveremo poi nel suo posto naturale. È una doppia chance. Adesso passiamo prima da Ball e poi torniamo anche dall'altro lì. Magari nel prossimo video spenderò qualche parola in più anche sulle armi in sé. Adesso ho fretta di correre da Ball. Prendo un mezzo. A destra. Primo stop Ball. Subito qui a sinistra dopo questa roccia. Ma al primo tentativo il signor Ball, schifoso ratto, non droppa un cavolo. Però droppa abbastanza XP. E questa è una tecnica di fast leveling piacevole, nel senso
fare quei 2-3 giri ad ogni boss vuol dire che sarete sempre al livello o anche un pochino al di sopra dei nemici per la prossima sfida. Inforco il mezzo, giro un attimino, drifti. È l'ingresso migliore secondo me. Qua. Minchia. Il selvaggio lì sarà lì davanti a voi. Eccolo là in fondo. Potete anche lasciare che cominci a prenderle un pochino dai bullymong, fate come volete insomma. Poi un patetico tentativo di cepinaggio da lontano, ma era meglio. Okay. Andiamo giù in modo convenzionale. Mamma mia, tra un po' mi suicido. È già andato anche lui, conviene farlo fuori, non troppo vicino a... Vedo dell'arancione alle rocce perché l'arma potrebbe andare nelle rocce. È il top. Non ci posso credere. Al secondo tentativo la double Unkempt Herald. La prossima volta sarò un po' più preciso magari. Per il momento basta sapere che spara un casino di proiettili. Adesso ho iniziato a farmare quindi solo ball e devo dire che l'ho farmato tante volte, almeno una ventina, senza ottenere nulla. In teoria dovrebbe avere un drop rate del 10%. E avevo già desistito quando ho detto, bah, proviamo in split screen. Qualcuno dice che aumenti la chance del drop, qualcuno dice di no, che anche addirittura è peggio. Dico, provo. E meno male che ho provato. Sì, ho droppato anche le fastball. E piuttosto, perché quando siamo in split screen, due giocatori per lui, quindi rende piuttosto... il boss. Poi da lontano le Unkempt non funzionano molto bene, bisogna andare proprio sotto. Infatti è perfetto Salvador perché invece lui va sotto per sua natura. Ma che cacchio sto facendo? Vabbè. Andiamo di forza brutta. Drop. Un attimo che il cactus si calma. Le migliori, a parte le parti che dovremmo poi controllare, sono le esplosive e sono proprio quelle, le esplosive. Ma sono forti? Le ho voluto provare contro lì. Dai. Sì, sono forti. Io sono chiaramente super soddisfatto. Ora tocca a voi. A risentirci.